Pensieri e parole. Per ricercare la bellezza, nel recital che il maestro Giulio Rapetti Mogol, l'attore Alessandro Preziosi e il maestro Johnny Barbera portano in scena al campus dell'Università d'Annunzio di Chieti nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, l'evento pensato per far incontrare i cittadini con il mondo della ricerca e dell'alta formazione universitaria. Maestro Mogol, come nasce questo rapporto con l'Università d'Annunzio? Nasce da diversi anni. Io ho conosciuto e siamo diventati amici il rettore Sergio Caputi, sono amico del direttore generale Gianni Cucullo, ho conosciuto anche il preside della facoltà di letteratura Catenacci. In Italia ci sono 14% degli italiani che scrivono poesie, però come sempre bisogna imparare. Tutto si apprende, no? Non è, però bisogna capire che cos'è la poesia, che la poesia è la lettura della bellezza della vita, che non è necessario scrivere pagine e pagine, fare elucubrazioni, bisogna emozionarsi vedendo qualcosa e poi con le stesse parole, molto semplici, dirlo agli altri. Io quando scrivo cerco sempre il senso della musica, ossia mi faccio guidare al senso della musica, perché se la musica e le parole dicono la stessa cosa, arriva l'emozione. Alessandro Preziosi, prima volta con il maestro Mogol? Sì, è la prima volta e credo che sarà indimenticabile, insomma è un incontro, proprio per citare una sua canzone, che sarà pieno di impressioni di settembre. La bellezza è uno stato mentale, è una capacità di percepire quello che c'è intorno e quindi attraverso i nostri pensieri e quindi le nostre parole cercare di condividerle, perché la bellezza chiaramente, al di là dell'aspetto romantico e retorico, è qualcosa che si condivide. Quando non è condivisa diventa uno stato di trascendenza che appartiene ad altre dimensioni. Dall'amicizia e dalla collaborazione tra il maestro Mogol e l'Università d'Annunzio è nato anche il master di primo livello Pensieri e Parole, la canzone tra performance e scrittura creativa, che l'UDA di Chieti Pescara e il CET, il Centro Europeo di Toscolano, fondato e diretto dal maestro Mogol in Umbria, attiveranno a breve. A parlarcene è proprio il direttore generale della d'Annunzio, Giovanni Cucullo. È un master di primo livello, quindi è rivolto a giovani laureati, ma anche a chi ha avuto delle scuole di specializzazione, poi seguito centri di eccellenza. Noi pensiamo alle nostre nuove generazioni in maniera diversa, perché è un settore completamente nuovo che ha un approccio diretto alla poesia, al linguaggio, alla composizione dei brani, dei testi e anche al mondo della produzione, del mondo più tecnico che sta dietro queste grandi imprese musicali, e quindi diciamo che è anche una sfida per lanciare il settore umanistico sul mondo del lavoro. Tutte le indicazioni sulla nostra home page, le iscrizioni le abbiamo aperte proprio qualche giorno fa e quindi ci saranno nei dettagli tutte le modalità.